In quanto testimoni giurati per questa ennesima indagine pubblica, siete pregati di prestare la massima attenzione. Un altro matrimonio che, ahimè, matrimonio non è più. E fu proprio allora che lei, Nora, lasciò il focolare, il guscio, o come la si voglia chiamare, la casa. Ricordatelo, nessun debito. Curarti i soldi, ma quando ce l'hai tra le mani ti scorrono via tra le dita. Non sai neanche che fine hanno fatto. Dunque, chi suonò alla porta quel giorno della vigilia? Sono la persona che mi aveva prestato i soldi per il viaggio. Cosa vuole? Io oggi non posso assolutamente pagare. Signora Elmer, evidentemente lei non ha idea di quello di cui si è resa colpevole. Lei sarà giudicata secondo la legge. Una moglie non avrebbe il diritto di salvare la vita del proprio marito? Senta, io non conosco bene la legge, ma sono sicura che ci deve essere un punto in cui è scritto che cose del genere sono permesse. E lei non lo sa. Io mi dicevo che tutto sarebbe andato per il verso giusto. Che non sarebbe successo niente. Tutti quei soldi le servivano a pagare un debito. Era questo dunque il suo segreto, Nora? Prendere a prestito dei soldi senza dirlo al suo marito? Fortemente desiderava che questo disgraziato segreto venisse fuori alla luce del giorno. Lei desiderava un chiarimento con suo marito, immagino che attesa premente. Mi difenderà? Non mi difenderà? Nora! Che vuol dire questo? Sai cosa c'è scritto su questa lettera? Sì, lo so. Lasciami partire. Lasciami andare via. Ma dove vuoi andare? Mi renderai conto di tutto. Rispondimi! Doveva educare se stessa. E doveva farlo da sola.